Niente male, signori. Buonasera a tutti, sono Gerardo Bonomo, vi parlo dal mio personalissimo U-Boat, o Toti se vogliamo nazionalizzare, che è la mia camera oscura, da non confondere con la camera obscura, che in realtà è la macchina fotografica primitiva, quindi The Dark Room praticamente. Potete vedere là in fondo, vi faccio strada, venite, non abbiate paura. Qui abbiamo un Allegro Omega con testa a colori per stampare negativi fino al formato 13x18, che non c'entra con l'aeroplano, centimetri. Qui abbiamo il mio ingranditore preferito, che è un Durst M670VC, che non vuol dire che è stato fabbricato a Vercelli, in realtà è stato fabbricato dalla Durst, che non si dice Daust, perché è italiana, altoatesina italiana, e sta per variable contrast. E qui abbiamo, facciamo anche una retroilluminata, e qui abbiamo un Allegro Durst M601 del 1977. Questo me lo donò il mio povero papà quando era ancora, diciamo così, un fotografo in erba. Non fumavo niente in quel periodo, però non abitavo a Erba, però ero un fotografo in erba. Oggi, intanto scusate per questo personalissimo lockdown in cui sono incappato, ma in questi giorni, a Dio piacenza, a Dio piacendo, ho avuto molto da fare, nel senso che ho fatto tanti corsi one to one, tanti corsi via Skype, e purtroppo causa senescenza, causa un leggero decremento cerebrale, causa stanchezza, causa in generale, non sono riuscito a onorare queste simpatiche, diciamo, monologhi della domenica sera. Ecco. Intanto una cosa, di cose da raccontare ne ho parecchie. Per vostra fortuna o sfortuna, faccio partire intanto il cronometro, per vostra fortuna o sfortuna, io alle 19.45... ho uno pseudo impegno socio-gnomico politico, politico nel senso non politico del termine, e quindi durerà poco. Voi sapete che sono molto verbal, piuttosto prolisso, e di cose da spiegare stasera ne ho veramente tante. Quindi limiterei intanto le domande a qualcosa che sia esclusivamente pertinente agli ingranditori. E anticipo gli addetti ai lavori, che Dio vi benedica, se riescono ad astenersi da domande troppo complesse, non per me, anche per me, ma soprattutto per l'inclito pubblico che ancora non è addetto ai lavori, se vogliono soprassedere con domande complesse a cui io poi magari devo rispondere e perdere tempo, sarebbe meglio. Comunque, essendo in democrazia, potete fare quello che volete. Intanto anch'io faccio quello che voglio. Qua c'è Durst Rolley, cominciamo con le domande. Intanto voi sapete che io sono gravemente autarchico, quindi adesso, per par condicio, cercherò di usare il minor numero possibile di nomi commerciali, e estinti o meno, e di aziende estinte o meno, per par condicio. Però qualche nome lo devo dire. Quindi se uno mi dice Luigi Durst Rolley, io per autarchia, essendo che il mio simpatico, per esempio, ordinateur è piazzato su un manfrotto, ho trovato ancora la piastra che si usava per mettere i dia proiettori, quindi io chiaramente dico Durst perché è made in Italy, e Durst comunque è stato purtroppo, perché attualmente non produce più ingranditori, è stato uno dei brand più famosi nella storia degli ingranditori mondiali, guarda caso è italiano, quindi dico subito Durst. Saluto Mauro,
un uomo straordinario, con una moglie ancora più straordinaria che mi ha quasi salvato la vita per telefono, incredibile, e che ha a che fare con la fotografia, ma in realtà lui si diletta con qualcosa di molto più pregiato dell'ottone, che è il fior di vitello, con cui fa cose straordinarie, tra cui delle stupendi astucci per accessori Rolly e altre cose del genere. Trovate tutto, tanto per la serie, questa non è una televendita di pendole, sul sito Il Bussetto, come Bussetto o Busseto, no, Bussetto è dove è nato Verdi, Bussetto, 2S, SS e 2T. Buonasera Gerardo, dice Giulio, buonasera a tutti, buonasera maestro, Margherita, che ha dato una figlia, si chiama Margherita, non c'è, quindi io sono il maestro, senza Margherita, senza Gessetto. Dove posso acquistare il grande? Però ecco, prima spieghiamo gli ingranditori, anche perché uno tendenzialmente prima di comprare le cose vuole sapere che cosa deve scegliere sostanzialmente, e poi dopo vi spiego dove si possono acquistare ancora, rubare anche. Ciao Gerardo, ma con il Dulce 70 hai mai stampato a colori? Allora, ecco, cominciamo con le domande. Dunque, Antonio, allora questo, come stavo cercando di dire prima, purtroppo io sono legato alla webcam dell'ordinatore, non ho ancora una webcam esterna, quindi così, insomma, ci dobbiamo un po' arrangiare. Comunque, vabbè, posso spostare il treppiedi, chissà se cade l'ordinatore. Allora, questo qua, aspetta che adesso facciamo tutto bene. Spariamo anche un po' di luce, tentiamo di sparare un po' di luce, eccolo qua. Questo qua è la luce non arriva, certo, perché c'è davanti l'ordinatore. No, scusate, one good man, one band. Vediamo se riusciamo. Oh, là. Forse adesso un po' di luce c'è. Allora, l'M670VC è appunto un ingranditore variable contrast, che vuol dire che al suo interno sono annegati i filtri per usare esclusivamente la carta multigrade bianco e nero. Quindi con questo tipo di testa, perché l'M670 c'è anche con la testa a colori, non è possibile stampare bianco e nero, o meglio, il colore, scusate, o meglio, si può stampare il colore ma senza i colori. Quindi diciamo borderline col bianco e nero. Durst in tedesco vuol dire sete. Già ho sete adesso, lasciamolo perdere. Credo che però non abbia a che fare con la, cioè sete di stampa, non me lo vedo. C'è una mia, diciamo, cocognata che è una donna intelligentissima, la moglie di mio cugino, ancora paritetici come intelligenza, che si sono scambiati i cervelli, neanche le fedi, quando si sono sposati, io ero testimone di Geova di nozze, perché tanto erano talmente identici e splendidi cervelli che hanno fatto un cambio cervelli. Ti seguo sempre, sei un grande. Sì, ho messo su qualche miliardo di microgrammi ultimamente. Bene, allora, quindi già che siamo qui nella zona delle 670 VC, variable contrast, cominciamo a parlare delle due grandi famiglie di ingranditori. Ecco. Avevo chiesto a Stanley se mi dava una mano per la sceneggiatura, ma non rispondeva al telefono. Allora, questo è un ingranditore a testa diffusa, che vuol dire che monta una lampada da 12 volt 100-150 watt con un mostruoso trasformatore che riduce il 220 domestico a 12 volt ed alternata continua, e ha un box di miscelazione. Tra l'altro un impara poliestere, però sufficientemente distanziato dalla lampadina per non fondersi per il calore, ed è il famoso ingranditore con la testa a luce diffusa. Quindi la luce che viene emessa. Allora, qui provo a spegnere, ma dubito che possiate percepire. Vediamo un po'. La luce che viene emessa. Dunque, vedete? La luce che viene emessa è una luce diffusa. Che cos'ha di vantaggio l'ingranditore a luce diffusa rispetto ad altri ingranditori? Poi l'altro nome lo citiamo tra poco. Che la luce è relativamente morbida, quindi eventuali granelli di polvere,
o altre imperfezioni reversibili, sporchi reversibili del negativo, non vengono riportati matematicamente in stampa come altri tipi di ingranditori che hanno delle teste non a luce diffusa. Luce diffusa non vuol dire che le stampe ovviamente vengono più morbide, è una cosa diversa, però c'è questo grosso vantaggio. E poi c'è, vabbè, diciamo l'altro immenso vantaggio, tra virgolette, perché un alimentatore genera calore che anziché a 220, vabbè, lavori a 12 volte. E comunque il 99% degli ingranditori con le teste o variabili multigrade o a colori hanno le teste a luce diffusa. Questo è un si chiama 670 perché, riaccendiamo la luce, si chiama 670, lo spengiamo, perché è in grado di stampare fino ai negativi 6x7 centimetri, ok? Può fare il 6,7, il 6,6, il 6,4,5, può fare il formato panoramico tipo Noblex Horizon, che è il 24x58 mm, e ovviamente fa anche il 24x36 mm. Io preferisco usarlo con i vetri e non con le mascherine, anche se i vetri praticamente 1, 2, 3, 4 superfici più le due del negativo fa 6, vuol dire che devono essere monde 6 superfici, mentre invece normalmente si usano dei lamierini, quindi sono solo due le superfici che devono essere monde, cioè l'up and down della pellicola, però questo ti dà la possibilità di avere una planearità del negativo assoluta e totale. Questo è ancora un porta negativi fatto in metallo con queste maschere che servono per delimitare, diciamo, i formati, più che altro per evitare che sulla carta piova intorno anche della luce in più che non è necessaria. Ahimè, purtroppo, gli ingranditori dell'ultima generazione, anche i Dust, hanno cominciato a fare dei portanegativi osceni in plastica, che non è parente del metallo. Il vetro inferiore, che è quello su cui appoggia l'emulsione, è perfettamente, tranne questo che adesso l'ho sditato, è perfettamente trasparente. Il vetro superiore invece è mordenzato, quindi è aggredito con della chimica particolare in modo che la superficie non sia più perfettamente lucida, ma leggermente graffiata in maniera completamente omogenea. Questo perché? Perché la parte superiore del negativo, quindi quella dove non c'è l'emulsione, se viene a contatto con una superficie di vetro perfettamente planeare e non mordenzata, crea sulla stampa i cosiddetti anelli di Newton, che non sono gli anelli nuziali con cui si è sposato Newton, ma sono degli ellissoidi, uno dentro l'altro, che si formano irreversibilmente per un fenomeno fisico sulla stampa. A noi gli anelli di Newton sulle stampe non piacciono, quindi cristallino da una parte, mordenzato dall'altro. Questi tra l'altro sono quelli originali. Recentemente per un caro amico ho cercato un vetraio straordinariamente cortese che è riuscito a fare a mano, molando a mano un cristallo e l'ha mordenzato, e è riuscito a ottenere qualcosa di quasi perfetto, però è chiaro che questi vetri sono veramente molto difficili da recuperare e chiaramente Durst, anche per legge, visto che questo ingranditore è un ingranditore di 20 anni fa, non ha più né il diritto né il dovere di tenere i pezzi di ricambio, quindi sono tutti pezzi che eccetera. Allora, qui dentro, oltre alla lampada da 12 volt e questa box di miscelazione, sono annegati i filtri di Croici. Sono due filtri, vado a prendere dei simil filtri così capite meglio. Allora, sono due filtri in metallo, sono due filtri, diciamo che estremizzando, uno è un ambra giallo e l'altro è un magenta carico, ok? Sono in vetro, quando entra il filtro giallo, man mano che entra il filtro giallo e l'immagine diventa gialla, ogni tipo di carta a contrasto variabile, sia essa Ilford piuttosto che Rolley piuttosto che Foma, reagisce dando una gradazione morbida. Man mano che i filtri si sovrappongono e arrivi verso il magenta, questa è la gradazione 00, questa è la gradazione 5, aumenta il contrasto in stampa. Poi normalmente per chi, e lo vedremo tra poco, non ha la testa a contrasto variabile, esiste della Ilford viene chiamato gioco di filtri, una traduzione letterale un po' bizzarra, dove hai a disposizione 10 filtri, quindi 10 differenti gradazioni, che comunque non sono male: 00, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 fino ad arrivare al 5.
vado a rimetti a posto la cantela ai momenti bit. Rimettiamo a posto i filtri, se no poi si perdono. L'enorme vantaggio, eccolo. Scusate, dimenticavo un dettaglio. Intanto voi prendete appunti che non serve a niente. Ok. Manteniamo sempre questo sottofondo un po' alla U-Bot Toti. Dicevo, e spegniamo questo. Qui il grande vantaggio è che abbiamo, adesso proviamo ad accendere, proviamo a spegnere il lucione. Eccolo qua. Non so se intravedete qua. Aspettate che avvicino l'oggetto. Se riuscite a intravedere, e spengo anche il diafanoscopio, non so se riuscite a vedere una questa parte qua, questa. Aspettate che... Sì, si vede o non si vede? Vabbè, questa qua praticamente è una ghiera che si gira senza soluzione di continuità, che ti permette di filtrare da 0,0 fino a 5, però addirittura in decimi di filtro, quindi è enormemente più performante dei classici filtri pur buoni della Ilford, che poi sono questi, eccoli qua, però questi li vediamo dopo. Quindi questo, diciamo che come ingranditore per fare le stampe multigrade è il assolutamente, cioè la testa a contrasto, mettiamo qua, la testa a contrasto variabile è quanto di meglio uno potrebbe desiderare nella vita. Posso proprio garantire, perché poi vi farò vedere anche con quale ingranditore ho iniziato, e non è proprio la stessa cosa. E poi l'enorme vantaggio che i filtri sono annegati all'interno della testa, e girando una manopola tu vai a sommare il giallo e il magenta e fai tutti i contrasti del mondo. È veramente straordinario. Quindi questo è il primo tipo di ingranditore che adesso spegniamo. Tra l'altro, una cosa interessante, adesso a rischio di far cadere l'ordinatore, guardate l'altezza della colonna. L'altezza della colonna arriva a più di un metro, quindi con un accessorio a parte che permette di estrudere la testa dalla colonna, si può arrivare a fare delle gigantografie su carta fino al 50x70 cm, senza avere il disturbo di ruotare di 90 gradi la testa e fare o le proiezioni a parete, che è un altro sistema per fare le gigantografie o dei dettagli di negativi, o di ruotare di 100 gradi la colonna, di 180 gradi la colonna, avvitando e riavvitando le viti che la trattengono al piano di lavoro, per fare le proiezioni a pavimento. Quindi questa colonna così alta è eccellente. Poi ho saputo recentemente che su Facebook, abbassiamo un po' perché tanto ci sta cercando un cacciatorpediniere probabilmente. Passiamo, va. Ecco, che resti proprio flebile. Dicevo, qualcuno ha detto che quando la testa è completamente elevata fino a un metro d'altezza, in realtà l'ingranditore beccheggia e vengono tutte le foto assolutamente mosse. Non è assolutamente vero, nel senso che a meno che non ti passi proprio la metropolitana a 20 centimetri di profondità rispetto alla tua camera oscura, io vi posso assicurare che le stampe vengono perfettamente nitide e non c'è nessun beccheggio. Certo, è chiaro che la testa, pur essendo una testa estremamente compatta, vedrete la prossima che arriva solo fino al 6x6, quanto è più grande rispetto a questa, è chiaro che ha anche il suo peso, man mano che la allontani dal baricentro è chiaro che la colonna, che è saldata comunque a del legno, è chiaro che può cominciare a diciamo brandeggiare, a imbarcarsi, a beccheggiare. Però se uno aspetta qualche secondo dopo che ha fatto la messa a fuoco, ha messo la carta prima di far partire il timer, comunque l'M670 non beccheggia assolutamente per nulla. Quindi questo è proprio, direi, il top fino al formato 6x7. Per i 6x9 sono altri ingranditori, per chi ha le Fujika o ha vecchie macchine, i Conta 6x9 eccetera, questo arriva solo fino al 6x7, però diciamo che al netto di chi usa ancora la pellicola piana 4x5 e le macchine 6x9, questa diciamo che fa il 90% della tua personale teorica domanda
grandezza, diciamo, di negativi. Ne approfitto, già che siamo qua, per spiegare un'altra cosa. A seconda, vediamo un po' chi mi scrive. Ho avuto e venduto un 370 BEV anni fa. Adesso vorrei eseguire alcune foto di nuovo su pericola 6x9 bene. Quale direttore mi consiglia senza spendere un sacco di palanche? Belin! Chissà questo da dove chiamo, come dalla Liguria. Davide, dopo ci arriviamo. L'obiettivo per la stampa del 6x6 deve essere un 80. Che succede se usi il 50 per il 6x6? Vai contro la convenzione di Ginevra. Crei un pandemonio a livello, credo, internazionale. Cioè diventa... Arriva poi, ti fanno Mission Impossible 4. Se tu usi il 50 mm 6x6, l'angolo di copertura del 50 mm non va a coprire un negativo 6x6. Quindi tu ti ritrovi, puoi stampare tranquillamente, però tutti i bordi diventano completamente, non illuminati dalla luce, quindi diventano bianchi, un bianco radiante, atroce, osceno. Quindi non lo puoi fare. Per stampare invece abbiamo, quando si lavora con il formato 24-36, si adoperano i 50 mm. Questo è un Componon S28 50 mm, tra l'altro con i diaframmi retroilluminati. Vi suggerisco caldamente di comprare, se possibile, obiettivi con diaframmi retroilluminati. Perché o avete la lucina, adesso di nuovo la pentolata, questa luce la vende Decathlon a 7-8 euro. Questa ve la garantisco completamente in attinica, anche se ovviamente Decathlon non vende accessori per camera oscura, è per ciclisti, gente che deve girare di notte per fare delle cose. Poi chiaramente in camera oscura per spegnerla devi mettere una mano sopra, perché questo bianco invece alla carta non piace, questo doppio bianco ancora meno. Però ecco, se non è una lampada del genere, chiudere i diaframmi e sapere con che diaframma lavorare se non è retroilluminato non è molto facile. È vero che i diaframmi vanno a scatto e questo ha la possibilità anche di averlo senza soluzione di continuità, però contare gli scatti non è così facile. Quindi comunque il 50 serve per stampare il 24x36 con qualunque tipo di ingrandimento a piacere, fino al 3x9 che non esiste nella realtà. Io sono uno schneiderista, poi ci sono i rodenstockisti, perché le due grandi famiglie tedesche che hanno e forse producono ancora obiettivi da ingrandimento e per banchi ottici sono la Schneider e la Rodenstock. Ci sono i rodenstockisti e un po' Inter Milan, Lazio, Roma, queste cose qua, Juve, Toro, eccetera, e i rodenstockisti. Io sono un compononista. Questo è il Componon ultima generazione con il suo piattello fatto apposta per i 50 mm e mettiamo il suo posticino, quindi lo si blocca con facilità qua sotto, ci sono due graffe, c'è una vite e rimane bloccato. Poi apriamo un cassetto a caso e invece per stampare il 6x6 si usa l'80 mm. Questo è sempre un Componon S56 80 mm. Questo, ahimè, non ha il diaframma retroilluminato, ahimè, perché diciamo, questo tra l'altro, ripeto, fu ancora questo un dono di mio padre del 78, quindi 88, 98, 2008, 2018, ha 42 anni di uso intensivo, è ancora mint, perfettamente nuovo. Un'altra cosa, mi permettete, straordinaria, sempre del workflow argentico, a partire dalla fotocamera per arrivare all'ingranditore, è che si possono usare fotocamere di 80 anni fa, ingranditori di 50 anni fa, bacinelle di 50 anni fa. Non è cambiato nulla, non devi fare degli strani upgrade del firmware e non ti senti male quando arriva il nuovo modello, perché non arriverà mai, quindi stai bello tranquillo. Senza ironizzare, invece, il mondo del digitale, nonostante stia per raggiungere la sua maturità, è ancora in feroce fermento, tale per cui, mi insegnate, quando arriva l'ultimo modello della mirrorless, l'ultimo modello della eccetera eccetera, voi sapete che avete in mano la flagship di l'altro ieri e che si dimezza di prezzo nell'arco di una notte e avete 4 minuti per venderla, tipo abbandono della nave, prima che la macchina non valga neanche come fermaporte. Ecco, un'altra cosa che mi piace del mondo argentico, ma non è il motivo per cui io cavalco la pellicola, è più materico, è che qua
quello che compri ti dura tutta la vita. 99 volte su 100 lo puoi mettere in asse di eredità, e se asse ereditario poi ti sopravvive. Finito con l'80 mm, visto che qualcuno parlava del 6x9, tiriamo fuori questo Durst, che peraltro è solo marchiato Durst, questo Neonon 56 105 mm, eccolo qua. Questo ha, bontà sua, i diaframmi retroilluminati. È un 5-6, man mano che si sale di focale, si sale anche come apertura massima. È una legge, è così. E tendenzialmente, a prescindere dall'apertura massima, sia F2.8 piuttosto che F4 che 5-6, tendenzialmente il diaframma in stampa non si chiude mai più di 1/2 stop. Ma perché si chiude il diaframma in stampa? Beh, perché gli obiettivi, pur curati, in fase di progettazione, come gli obiettivi fotografici, una botta di diaframma permette chiaramente di ridurre alcune aberrazioni che non possono essere ridotte in fase di produzione. Poi aumenta di qualche decina di millimetri, nel caso di questi obiettivi, la profondità di campo, che significa che se il foglio di carta non è perfettamente planeare o soprattutto la testa fosse leggermente approvata di un grado a destra e di un grado a sinistra, oppure tutto, benché approvato, non è approvato sulla stessa livella bolla, perché potrete avere anche l'ingranditore a 45 gradi. L'importante è che il negativo sia perfettamente parallelo al foglio di carta. Siccome questo a volte non capita, a volte la carta si imbarca, specie le baritate, eccetera, quando chiudi i due stop, con la profondità di campo riesci ad avere una nitidezza centrobordi coerente. Perché non si chiude oltre i due stop? Perché oltre i due stop, anche negli obiettivi di ingrandimento, si entra nel fenomeno della diffrazione, che è una mala pianta che crea problemi anche agli obiettivi da ripresa, esclusi alcuni obiettivi progettati per i banchi ottici, dove F45 è fondamentale per determinati basculaggi e decentramenti per aumentare la profondità di campo. Con la diffrazione, quindi, quando la luce, l'immagine attraversa un foro troppo piccolo, diciamo stenopeico, la diffrazione vuol dire che tutta l'immagine, anche se aumenta la profondità di campo, tende ad ammorbidirsi, si ammorbidisce in ripresa quanto in stampa. Quindi non si chiude mai più di due stop, mai, 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 mai. E quando si mette la carta e quando con il focometro, che non è il cugino bastardo del facocero, quando col focometro, che è una sorta di microscopio con uno specchio e una lente di ingrandimento appoggiata sul piano di stampa, cioè sul marginatore, con un foglio di carta sotto che simula lo spessore poi della carta che andremo a usare per fare la stampa, si fa diciamo, la messa a fuoco, quindi grazie a questo oggetto si riesce a percepire addirittura la grana, quindi tu non guardi l'immagine, guardi le particelle di grana dell'immagine, quando le vedi nitide vuol dire che hai fatto una corretta focheggiatura. Ecco, a quel punto, solo a quel punto chiudi il diaframma, perché se lo chiudi prima tu avrai già l'agio della profondità di campo e non saprai se stai facendo un fuoco ottico o un fuoco di profondità di campo. Quindi focometro, altro oggetto indispensabile. Prima di passare all'altro ingranditore, un altro oggetto fondamentale, non più facile da reperire, è il marginatore. Allora, il marginatore serve innanzitutto per tenere la carta immobile e spianata, quindi non puoi non avere il marginatore. Il marginatore permette poi di ottenere intorno all'area di stampa un bordo bianco da un minimo di 5 a un massimo di 15 mm nel caso di questo marginatore, e ottenere volendo anche il filo nero prima del bordo bianco che sottace al fatto che tu in fase di stampa non hai tagliato nessuna parte dell'immagine, cioè hai fatto un'inquadratura talmente perfetta che non hai dovuto croppare, odio questo termine, in fase di stampa. Quindi bordo bianco, che è quello che poi viene annegato nel passepartout in post, chiamiamolo produzione, e poi il filo nero che sottace il fatto che abbiamo tutto il negativo. In realtà il filo nero si può creare anche artificialmente. Questo è un due lame. Esistono chiaramente anche marginatori a quattro lame, non due, diciamo sono più versatili. Il
il problema è che, almeno dalla mia esperienza di una quarantottina d'anni, a me non è mai capitato di regolare un marginatore a 2 o 4 lame e trovarmi gli angoli mobili delle lame in movimento a 90 gradi o sono a 88 a 102. Quindi ci vuole un foglio di carta d'IMA, bisogna preparare con una biro l'esatta forma delle immagini che vuoi andare a ricavare con l'esatta distanza dai 4 bordi e poi forzare leggermente queste lame che sono di un acciaio para-armonico e bloccarle, come vedete qua, con del ridente nastro adesivo di carta. Questo, per esempio, è già pronto per lavorare sulla carta 24-30 e fare degli angoli. Questi sono, ovviamente, questo è un angolo a 90 gradi, perché è una parte fissa, ma per fare a 90 gradi questo, questo e quest'altro angolo. Evitare, come si dice a Napoli, che l'immagine venga sturzellata. Qualche domanda? Quei DURS sono rimarchiati. Adesso io non so se addirittura glieli faceva Nikon o qualcosa del genere. Teniamo presente che fra i produttori di obiettivi per ingrandimento c'è anche Nikon, ovviamente c'è Leica, e come avete notato, se non avete notato, sul mio canale YouTube qualche settimana fa ho fatto delle foto con una Leica terza F armata con un Elmar 5 cm 3,5 collassabile, passo M39, perché tutti gli obiettivi da ingrandimento sono M39 o M25. Ho smontato l'obiettivo, l'Elmar. Se leggete l'articolo capite che è una cosa che all'epoca era fisiologica, perché c'erano professionisti che non avevano neanche i soldi per potersi comprare un obiettivo da ingrandimento, lo montavano sull'obiettivo e usavano l'obiettivo da presa come obiettivo da ingrandimento. Ok? Quindi attacco M39, Leica, oltre a consentire di utilizzare determinati obiettivi da presa come da ingrandimento, ha fatto anche una linea di obiettivi dedicati all'ingrandimento, chiaramente di una qualità stupefacente, naturalmente, tutto attaccato, e poi ha fatto qualcosa di folleggiante, che è il Focomat, che è una serie di ingranditori completamente meccanici, cioè la corrente serve soltanto per la lampadina, dove tu posizioni la testa a una certa altezza dal piano di lavoro per un certo ingrandimento, fai il fuoco e poi se alzi o abbassi la testa per aumentare o diminuire l'ingrandimento, il fuoco automaticamente, cioè l'obiettivo gira su un elicoide e il fuoco praticamente si aggiusta a prescindere dall'ingrandimento, tutto in modo meccanico. Non ho parole. Come si fa ad avere il filtro, il filo nero? Il filo nero, giù, questa era... Bravo, vediamo, vedo se c'è una foto. A volte ho delle fotografie, come i ciabattini, no? Che cioè stampano poco. Aspettate che vi prendo una foto e una grafia, se riesco. Abbastanza recente, questi sono negativi. Ci sono, ragazzi? Oh, stampe mie. Eccoci qua. Allora, questa è, l'avete già vista qualche settimana fa, è la famosa stampa Rica. È la famosa stampa, riuscite a vederla? Aspetta che forse sono basso con... sì. È la famosa stampa ricavata da un negativo 24x36 mm ottenuto con una Leica terza F degli anni 50 e l'Elmar 5 cm F3.5. Ok? Lo stesso obiettivo, se guardate l'articolo e il tutorial, è stato poi usato per fare la stampa. Quindi la cosa straordinaria di questa stampa, a mio parere discutibilissimo, è che la lente frontale ha catturato l'immagine e poi la stessa immagine attraverso la lente posteriore ha impressionato la carta. Io lo trovo impressionante, a qualcuno non può fregare di meno nella vita, io lo trovo straordinario. Questo filo nero, eccolo il filo nero, il bordo bianco è quello che ha creato, diciamo, il marginatore, quindi dove c'è la lama del marginatore non passando la luce, la carta rimane bianca perché non passa la luce. Il bordo nero, stringendo leggermente l'altezza dell'ingrandimento, è comparsa una parte esterna al fotogramma, che è questa, che chiaramente essendo trasparente, qualche millimetro più avanti c'è la perforazione della pellicola, per capirci. Questa parte, essendo trasparente sul negativo,
in stampa viene completamente nera. E questa cosa qua sottace il fatto che io ho stampato un'immagine senza tagliarne neanche un micron. In realtà è un falso, tra virgolette, perché è con una, questa è, avete presente quelle lampadine da otorino, laringo, iatra, anzi no, otto, rino, otto è l'occhio, rino è il naso, a laringo è la laringe, iatra è medico. Queste lampade, vedete, io ho fatto questo cavanacciuolo davanti, adesso beh, che le batterie sono un po' estinte, comunque accendendolo e mettendo delle bordure nere sulla stampa già esposte, pennellando qualche millimetro sul bordo della stampa, riesce a falsificare, si fa per dire, la stampa, anche se è stata croppata, il bordo nero lo crei, diciamo, artificialmente dopo. È quasi tutto è possibile anche in camera oscura. Certo, non abbiamo i tool che, di cui dispone i programmi di fotoritocco digitali. Per esempio, avete presente, qui non faccio nomi perché proprio non mi interessa, nei programmi di fotoritocco che c'è scritto maschera, brucia. Ecco, questo è il tool che serve per mascherare in camera oscura. Questo è bianco, può essere fatto anche nero, è fatto di varie forme a seconda di quanto devi mascherare la parte dell'immagine dove preferisci, dove è necessario che arrivi meno luce. Ecco, però questa cosa tu la fai agitando questo pezzettino di carta sulla stampa senza vedere cosa sta succedendo, lo scopri dopo durante lo sviluppo della stampa. E c'è una bella, stavo per dire porca, però non si può dire, e c'è una bella scrofa differenza a mascherare senza sapere cosa stai facendo, tra vedere su un monitor la mascheratura, quanto si stacca, se si stacca troppo o troppo meno dalla stampa finale. Tanto quanto c'è la mascheratura, c'è anche la bruciatura, ma qui stiamo andando già oltre la scelta dell'ingranditore. Si prende chiaramente a chilometro zero un ricco foglio di carta, giuro adesso lo trovo, scusate che qua si annidano oggetti, vediamo dove l'ho messo, perché non si butta mai via niente. Eccolo qua. Si prende un ricco foglio di cartoncino con un buco in mezzo, e in questo caso invece si mette il cartoncino sotto l'obiettivo, si maschera tutta l'immagine e si fa passare la luce e l'immagine che deve essere bruciata attraverso questo foglio, eccetera. I grandi, perché non dimentichiamoci che al mondo esistono ancora dei signor, fior di signor, questo caldo, sarà mica il 14 di giugno del 2020. Lingua amara. I grandi stampatori, io non sono un grande stampatore, io insegno fotografia argentica e insegno i rudimenti della stampa. I grandi stampatori sono un altro mondo, gente che ha passato la vita solo a stampare e non a fotografare. Le bruciature e le mascherature le fanno un po' come le ombre cinesi, giocando con le mani a coppa sotto l'obiettivo. Ed è anche il motivo per cui, nonostante siano bravi e precisi, quando fanno una serie di stampe, le stampe non sono mai perfettamente uguali. Da cui, un'altra differenza tra una stampa su carta baritata o politenata e una stampa in jet piuttosto che via plotter, piuttosto che quello che volete voi nella vita, dove puoi litografare all'infinito lo stesso oggetto, le stampe sono sempre degli unicum, non ce n'è mai una che è esattamente uguale all'altra. E siccome nelle arti visive, da che mondo è mondo, sono stati prodotti degli unicum, ma anche in scultura, anche in musica, ma anche in letteratura, l'arte è sempre unicum, ogni espressione di un artista è un unicum, la fotografia, nonostante sia estremamente tecnologica, cerchi di fare l'inverosimile per riprodurre in maniera la più oggettiva possibile la realtà, quindi va estremamente controcorrente. Proprio il fotografo è il salmone che si arrampica verso questa corrente scientifica che lo obbligherebbe a una replicazione oggettiva e priva di pathos dell'immagine che ha davanti. Invece, con questi accorgimenti in ripresa e in stampa, si riescono a costruire degli unicum, cioè a ritagliare dei frammenti di realtà che, se replicati, non sono mai uno uguale all'altro.
Vediamo qualche domanda sicuramente intelligente. Mi fai rivivere quello che ho smesso di fare 30 anni fa. Cosa stai riferendo? Vabbè, mi torno alla voce. Ah, avevo proprio capito giusto. Ho fatto 30 anni. Ti chiamerò Fra Cristoforo da oggi. Mettere le carte sotto un vetro è. Sì. Allora, però vedi, queste sono domande intelligenti, perché come diceva Orwell nel libro 1984, l'ignoranza è forza. Ma è vero, eh? Allora, nel momento in cui tu hai messo il foglio di carta, adesso io devo stare in questa posizione perché così nessuno capisce niente, sotto un marginatore, vi posso assicurare che il marginatore è molto pesante. Poi lo zio Gerardo ha queste calamite che schiacciano ancora di più le lame sulla carta e volendo, potendo, sono delle calamite gommose, posso metterne anche una qui e una qui. A questo punto il foglio è perfettamente planeare. Se hai chiuso di due stop, hai la nitidezza perfetta della grana centrobordi, il vetro no. Il vetro si usa sì, ma solo per fare i provini a contatto fino a un certo formato, o le stampe a contatto, quello è il torchietto, quando hai dei negativi di una certa importanza, quindi o 10x12 o 13x18 o 20x25 centimetri. Perdonatemi se non dico 4x5 pollici o 8x10, ma noi usiamo il sistema metrico decimale, lasciamo che pollici, yard e queste cose, braccia, non ho fatto così, braccia, lasciamole alle altre popolazioni. Noi da Roma 2000 anni fa abbiamo civilizzato l'Oltralpe, no? In maniera abbastanza. Poi, se loro non hanno assorbito il sistema metrico decimale, sono problemi loro. Noi invece continuiamo a lavorare. Quindi, quando si usano negativi 10, 12, 13, 18, 15, c'è il torchietto e si possono fare anche le stampe a contatto. Addirittura ci sono fotografi, in questo caso sono in vita, quindi non è giusto citarli perché sono dei corretti segreti che devono mantenersi tra lo stampatore e poi tu, voi mi direte, ma tu come fai a saperlo? Lo so, non lo sapessi, ma lo so. Io lo so, però non lo dico. Fotografi assoluti che scattano, beh, ormai possiamo dire scattavano in 20-25 centimetri e poi mettevano, facevano mettere dallo stampatore la pellicola piana nell'ingranditore 20-25 centimetri e chiedevano, anziché di ingrandire o di stampare a contatto, di ridurre di un qualche millimetro la stampa. Cosa ottenevano? Ottenevano chiaramente delle stampe ancora assolutamente leggibili, visibili, soprattutto per impieghi editoriali, ma siccome erano in realtà anziché degli ingrandimenti, dei deingrandimenti, cioè la già non grana presente in un 20-25 spariva completamente e aumentava ancora di più la gamma tonale. Meditate, gente, meditate. Enzo, Agfa Varioscope. Antonio, si potrebbe fare oggi con gli obiettivi da ripresa che usiamo sulle reflex? No, assolutamente, beh, nel senso che intanto deve avere comunque un diaframma, quindi buttiamo a caso un brand, ragazzi, non ne posso. Per esempio Nikon, apriamo un cassetto a caso. Se tu hai un Nikon G, quindi senza diaframmi, perché i diaframmi sono controllati tutti dalla fotocamera, non lo puoi usare come obiettivo da ingrandimento. Potrebbe essere che invece se hai ancora un iridescente, è qua, 55 micronicor che ha i diaframmi, allora credo che questo è un innesto ovviamente AI, se trovi, credo che si chiami, sono convinto che si chiami Lolli, io sapete l'autarchia continua, che è uno straordinario personaggio. Che non mi ricordo in quale regione d'Italia, che il professor Lolli mi perdona, comunque produce anelli di raccordo con cui tu volendo puoi collegare una Subaru a una bicicletta bianca e funzionano tutte e due. Quindi se tu dici io voglio un anello di raccordo femmina I da una parte, maschio M30, femmina M39, no, maschio M39 dall'altra parte, te lo fa di sicuro. Ecco, c'è un dettaglio che finché lavori con ingranditori a luce diffusa, che
che non emettono calore, problemi non ce ne sono. Se l'ingranditore, tra poco andiamo a vedere il prossimo ingranditore, sto rumore di sonar a me ha rotto gli epididemi, quindi lo spegniamo. Tanto il gioco del Toti, basta, sai, no? Basta, è stato bello, zitto, scusate, questa roba moderna. Ok, ecco, c'è il fatto che ci sono due fatti. Voi sapete che il calore si propaga per conduzione, convezione e irraggiamento. Quindi in un ingranditore che andremo a vedere fra pochi istanti, come dicono in inglese in 448, cioè in 448, che sono ingranditori a condensatori e che lavorano con lampade da 220 volt a 100/150 watt, e hanno un radiatore incorporato per dissipare il calore. Per radiatore si intende una parte in metallo, diciamo innervata, come si vede anche in tante automobili, come le, come per esempio le Volkswagen, che non hanno il radiatore ma hanno il raffreddamento ad aria. C'è il rischio che per conduzione una parte del calore arrivi all'obiettivo, ma poi che le lenti irraggiate da una sorgente di luce con una importante parte, diciamo, dello spettro infrarosso vada a scaldare le lenti con rischio di scollarle. Quindi io, fatta eccezione per quel gioco che ho fatto con questo Elmar 5 cm 3,5, che è un 4 lenti in 3 gruppi se non erro, che ben incollato, usato sull'ingranditore a luce diffusa, non ho avuto problemi. Non mi azzarderei molto a mettere comunque un obiettivo da ripresa sull'ingranditore a condensatori, anche se adesso siamo già arrivati a immettere le lampade LED sempre con l'attacco Edison E27 da 30-35 watt credo di assorbimento e di emissione calorifica pressoché zero, ma che rendono in ansilumen come una 100-150 watt. Quindi questo problema del calore anche nelle lampade, anche nell'ingranditore a condensatore, sta scemando, non perché sta diventando stupido, ma perché è arrivato l'allegro mondo dei LED anche nella camera oscura. Il mio amico Paolo, a cui ho avuto l'onore di insegnare i rudimenti della fotografia 1 milione di anni fa, è un grand'uomo che adesso è molto digitalizzato. Io ogni tanto lo minaccio, lo chiamo alle 3:15 del mattino, perché lui ha ancora tutti gli strumenti per fotografare a pellicola, ma si ostina a scattare esclusivamente in digitale. Paolo? Perle ai porci? Pixel ai porci? Ma la vogliamo ritirare fuori questa Hasselblad? Per Dio! Ma che ti mando sulla Luna a prendere quelle che ha lasciato Armstrong, Tento, Ma che so che dove abiti, Un tuffo nel passato, fatto di notte insonni. Signore, non è che è sempre obbligatorio dormire di notte, anzi la notte porta consiglio. Poi, per esempio, le sentinelle non dormono di notte, fatto di notte insonni. Bello, stupendo. Fatto di notte insonni, mi è già scappato. Soddisfazioni o delusioni la mattina, grazie maestro. Oh, bravo, torna a stampare. Perché soddisfazioni e delusioni la mattina? Professor Paolo ha centrato nel segno. Perché quando si usa la carta politenata, che è resin coated, quindi è uno strato leggerissimo di cellulosa all'interno del quale c'è l'alluminuro d'argento che reagisce alla luce. Dato un colpo di tosse. Tanto comunque avete gli antivirus, quindi non rischiate nulla. Non si scherza su queste cose. Ho fatto la solita parentesi che poi tutti dicono che non me ne dovrei occupare, però dico ok, allora il lockdown è finito, però voglio dire, non siamo diventati degli Highlander, quindi un filetto di magatello di attenzione, se magari lo continuassimo a prestare sarebbe meglio. Comunque insomma, è bello anche l'aldilà. La carta politenata in realtà quello che vedi quando hai provinato, quando hai ultimato la stampa bagnata, è esattamente quello che rivedrai quando la stampa è asciutta. Mentre invece la carta baritata, che invece ha un supporto in barite e ha molta cellulosa, quando asciuga tende a seconda delle situazioni, a scurire o a schiarire, ma tendenzialmente a scurire. Per cui tu fai i tuoi bei provini, la tua bella stampa, te la vedi bella gocciolante all'alba del sabato, della domenica mattina, la fai asciugare, la domenica sera la guardi e vedi che
si è mangiata via uno stop e mezzo e la devi ristampare. Questo è un classico, soprattutto per chi non è molto avvezzo a stampare tutti i giorni, perché tornando agli incriti stampatori, questa è gente che stampando tutti i giorni sul politerato baritata, questi errori chiaramente non li compie. Perché il formato di negativi di diffuso 24-36 ha proporzioni 2 a 3, mentre la quasi totalità delle carte ha proporzioni diverse, eccetera? È perché nascono così le carte, nascono 13-18, lì in realtà la proporzione è quasi 10-15, cioè 13-18 c'è quasi, nel 18-24 ci balla invece, no, ci ballano 3 centimetri, nel 20-25 non ne parliamo, nel 24-30 siamo lontani perché dovrebbe essere un 24x36, giustamente, nel 30-40 dovrebbe essere un 30-45, qui in sabe, è che comunque non è vero, cioè sì, è vero che il negativo più diffuso è 24-36, ma di fatto, ed è questo un suggerimento che è a prescindere dal discorso degli ingrandimenti che stiamo facendo oggi, ma di fatto la prima cosa che fa qualcuno che inizia a trastullarsi col bianco e nero è passare al medio formato, perché non perché c'è meno grana, ma perché c'è una gamma tonale che è tripla rispetto al 24-36, e guarda caso invece questi formati di carta sono molto più compatibili con i rapporti lato lungo e lato corto del 6-4,5 e del 6-7, mentre il 6-9 ha gli stessi rapporti del 24-36. Comunque non lo so, mandi una mail a Ilford, è così. So che in Italia noi abbiamo un formato di carta di diverse case, tra l'altro, che l'abbiamo solo noi in tutto il mondo. Beh, siamo italiani, siamo fatti così, siamo i migliori comunque. Tu cosa fai? Ritagli un pezzo di 8x10 o tagli a metà il 12x16? Sai che no, Paolo, non ti seguo. Quando faccio i provini, stiamo parlando dei provini. Beh, allora io quando faccio i provini prendo un foglio tendenzialmente 24-30, lo taglio sulla base lunga, quindi faccio dei provini da 10 cm per 24 cm, li stendo sotto l'ingranditore e faccio la prima prova di esposizione con un certo contrasto, sviluppo, e poi a seconda, se noto già che c'è un contrasto troppo basso, troppo alto e o una esposizione troppo corta o troppo lunga, rifaccio un secondo provino, ma a differenza di dei provini cosiddetti a scalare, dove metti un foglio di carta e la prima parte responi per 5, poi 10, 15, 20, 30, 40 secondi, ma nel frattempo l'immagine non è la stessa ed è molto difficile interpretare quel provino, riprendo un altro foglio di carta identico, scrivo dietro secondo provino, con che diaframma, con che tempo di esposizione, con che contrasto ho lavorato, lo rimetto al posto del primo e così confronto due cose eque, identiche ovviamente. E regola numero 0, prima della 1, mai, soprattutto quando uno è alle prime o alle seconde o alle terze armi, variare contemporaneamente l'esposizione insieme al contrasto, perché una foto può essere molto scura perché è stato dato un contrasto molto elevato rispetto a quanto ne abbisognava il negativo, o molto scura perché è stato esposto molto il foglio di carta. Quindi per la regola del divide e tempera, prima si lavora sull'esposizione, quando hai centrato l'esposizione, aggiusti il contrasto. Le due variabili insieme devi essere un maghetto, cioè uno stampatore professionale per cosa. Ti volevo correggere dicendo che i vittimi di Garelli sono in totale 12 e non 10. Beh, dipende dalle scatole. Ci sono delle scatole da 12 e anche delle scatole da 10. Per esempio, se uno li compra usati e li compra degli anni 70 e degli anni 80, anziché 12 sono 10. Comunque adesso parleremo anche dei filtri Ilford multigrade. Tra l'altro sono solo due aziende al mondo che fanno i filtri multigrade posticci, sono la Ilford e la Foma. La Foma ti fornisce una tool ancora oggi con 5 filtri, 0, 1, 2, 3, 4, 5, prendere o lasciare. Ilford invece arriva fino a 12 nuance, prendere o lasciare, però è già più del doppio. Tenete presente che io quando ho iniziato a stampare non era stata ancora inventata la carta multigrade, quindi c'era la carta 0, la 1, la 2, la 3, la 4 e la 5. I soldi non c'erano, non ci sono neanche adesso, ma così si pagano anche meno tasse, e dovevi arrangiarti con queste 5 gradazioni e non ti potevi permettere di avere 5 pacchi di carta, quindi tendenzialmente compravi la 2
E poi magari avevi un pacco della 3, sperando di non dover contrastare e arrivare a una 4 o di non dover ammorbidire e arrivare a una gradazione 0. Quindi, col fatto che mi hai corretto sul fatto che Ilford ha 12 nuance e questo ingranditore ne ha n all'infinito, ricordiamoci che una volta i contrasti erano 5, non ce n'era di più, e ci sono fior di stampe fino al che non è nata la carta multigrade straordinarie, e i fotografi lavoravano cambiando la carta in base al contrasto e non cambiando qualcosa nella testa. Ok, Gabriele insiste: 00005, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Ok, 12 gradazioni. Più il rosso, Gabriele. Allora sono 13 perché c'è anche il filtro rosso, a seconda poi del tipo di scatola. Qua c'è un nickname che non è impronunciabile, deve essere un dano svedese, però parla in italiano. Da qualche parte ho letto diaframma di lavoro 8-11, indipendentemente dall'apertura. Allora, io lo sconsiglio caldamente, ma allora io dico delle cose frutto di una breve, blanda esperienza di 42 anni di camera oscura. Poi posso anche essere che sto sbagliando da 42 anni, ma se vi faccio vedere qualche mia stampa, credo di aver raggiunto una soglia decorosa, pur lontana, per la miliardesima volta, da quello che può fare uno stampatore professionista, perché quella proprio è una professione. Sì, c'è chi fotografa, c'è chi stampa, c'è chi insegna e fa anche delle fotografie, ma sono professioni completamente separate, chiaro? Spesso ci sono dei binomi tra uno stampatore e un fotografo. Eccezioni, Ansel Adams, che aveva la necessità di stampare da 6 negativi, si era costruito un ingranditore, a proposito di sistema zonale, che aveva una cinquantina di lampadine a incandescenza, lui lavorava esclusivamente quasi in formato 20-25 cm, e nonostante il sistema zonale, quello che aveva fatto in ripresa, spostando le varie zone e poi sotto sovrasviluppando intenzialmente la lastra, accendendo o spegnendo le lampadine nei vari punti del negativo, creava già una sorta di HDR, soltanto aumentando di un momento la potenza delle luci sopra il negativo, e poi mascherava e bruciava. Stiamo parlando di Ansel Adams, quindi è come se non si offendono in moltissimi. È come parlare di Dio in ambiente cattolico, cioè voglio dire, lui è stato forse il fotografo stampatore migliore nella storia della fotografia. È stato il fotografo più completo, secondo me, a 360 gradi. Parere personale smentibile. Quindi, diaframma 8-11? No, io chiudo al massimo di due stop per il fenomeno della diffrazione. Poi, però, se il mio obiettivo è, come avete visto prima, un 105 che serve per le stampe da negativo 6x9 e parti a diaframma 5-6, obtorto collo, chiudendo di due stop, arrivo a 11, ma perché parto da 5-6. Se io stampo da 50 mm ho gli obiettivi che sono dei 2,8, al massimo arrivo a chiudere a 5,6, sempre due stop solo, non di più. Alecchino Bello, usare il corpo Hasselblad senza magazzino come ingranditore. Allora, io quando avevo la folding 10-12 cm, che era una bellissima. Era inglese ed era una MPP, Metal Precision Production. Tra l'altro, era la macchina di servizio di Scotland Yard perché aveva un soffietto a triplice allungamento e chiusa, era grande così per fare le scene del crimine e le macro fotografie. E che ho venduto perché hanno smesso di produrre la Polapan 55, che a mio parere era l'unica pellicola 10-12 che poteva avere un significato, ma non è oggi il caso di spiegare il perché. Comunque, se andate su internet e scrivete Gerardo Bonomo, Polapan Mon Amour, viene fuori ancora un grosso lavoro che feci, non dal punto di vista intestinale, feci passato remoto di fare su questa cosa straordinaria. Ho le prime volte montato la mia folding al posto della testa dell'ingranditore, perché ancora non avevo quell'Eye Omega 13-18 cm. Ho messo un cassonetto luminoso sopra. Il vetro, ho tolto il vetro smerigliato, ho messo un vetro comune, ho messo la mia negativa, ho messo un cassonetto luminoso, ho girato tutto con una sciarpa di pile e con una posa di credo 15 minuti ho ottenuto una stampa perfetta. Hasselblad usata come ingranditore, non lo so, nel senso che tu al massimo comunque
puoi ingrandire il 6x6 centimetri, non puoi andare oltre perché sei chiuso dal fatto che quello è un 6x6 centimetri. Non l'ho mai sentito dire, devi mettere tutto in posa T, mettere un cristallo al posto del magazzino, appoggiare la negativa, appoggiare sopra. Adesso ormai ci sono dei diafanoscopi a LED, per esempio della Kaiser, anche molto compatti, lo metti sopra, vedi cosa succede. Perché no? Probabilmente ci riesci, insomma. Mi sembra anche un'idea intelligente. Tienici informati di questa cosa qua. Mirko, buonasera Gerardo, ho un ingranditore LPL 7007 con testata nucleare, con testa a colori. Come mi regolo con la regolazione del contrasto? Allora, all'interno delle scatole di carta, sia baritata che politenata multigrade, ci sono dei ridenti bugiardini, ovvero sia delle istruzioni piegate che si aprono poi in un foglio da 8 km quadrati, irripiegabile, è un origami ultraterreno, all'interno del quale ci sono per la maggior parte delle teste a colori le corrette combinazioni. Adesso vedo se riesco. Sapete cos'è il problema di queste cose qua? Che io non so se vi sto annoiando a morte o a vita. Siete ancora interessati? Cioè, fate dei cenni, qualcuno dica, ehi, vai avanti, va bene, no, cioè, ditemi delle cose, cioè, io sono qua che, alla grande, no? Cioè, capisci? Molto pro bono, pro bonomo, però ditemi se vi interessa, se devo parlare d'altro, non lo so, fate una ola, chiamatemi tutti al telefono. Allora, se cade il portatile, l'ordinatore, pardon, minchia che ridere. Allora, se io tento di avvicinare, non vi dico cosa c'è per terra, a parte le carogne di topo morto. Allora, se io tento di avvicinarmi, mamma mia, eccoci qua. Scusate, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Possiamo anche leggermente, ok. Ok, questo qua è la Iomega con testa colori a luce diffusa, tra l'altro, non a condensatori. Ha una colonna, guardate la colonna perché merita, guardate fin dove arriva, cioè adesso vi faccio avere un'idea della grandezza dell'oggetto, metto una mano. Cioè. Allora, qua c'è il ciano, qua c'è il giallo, qua c'è il magenta, con i suoi simpatici, credo, non mi ricordo più neanche dove sono, eccoli qua i regolatori, un po' come la benzina. Allora, il ciano... ve lo dimenticate, serve al principe azzurro per fare le foto a Biancaneve, quindi il ciano non serve assolutamente a nulla, mentre invece il giallo e il magenta combinati fra loro come da bugiardino permettono quasi senza soluzione di continuità di avere da 00 a 5 tutte le gradazioni possibili e inimmaginabili. In questi bugiardini ci sono il 99% delle teste a colori esistenti sul mercato. Per quelle restanti uno parte da una testa qualsivoglia, fa della sperimentazione e vede se il contrasto sta salendo o scendendo e poi si fissa la sua tabella personale, insomma. Perché qui molto deve venire anche, insomma, c'è anche dell'artigianalità in queste cose qua. Questo nasce per stampare a colori, noi lo costringiamo a stampare in bianco e nero, dobbiamo arrivare chiaramente a una mezza. Comunque, con qualsiasi testa a colori, ripeto, il ciano l'ho dato al principe azzurro, oppure niente, eroga Viagra, delle cose così, però non serve per stampare. Mescolando giallo e magenta voi potete ottenere tutte le nuance di una testa multigrade. Tra l'altro le teste multigrade VC sono rarissime da trovare, mentre sono molto facili da trovare gli ingranditori già con la testa a colori in bundle, diciamo così, e tra l'altro a luce diffusa, vi esorto a comprare un ingranditore del genere, anche perché adesso andiamo a vedere l'altro mondo, che è quello degli ingranditori con il condensatore. E scusate sempre, cioè, allora, di sicuro è uno streaming dal vivo, non è che possono dire, no, che c'è l'avatar di Bonomo, ecco, vedete? Qui abbiamo un esemplare di Sapiens Sapiens che non ha più bisogno di radiografie. Sentite, mentre voi vi trastullate con l'M601,
Anche questo dono di mio padre, dice, ma papà ricco c'avevi, Gerardo. No, 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 vi assicuro che non era affatto così, ma mettendo via un millino alla settimana, riuscì a donare al figlio, che sono io, prodigo, anche se faccio buon nome di cognome, questo M601 usato e i due obiettivi che vi ho fatto vedere prima. Mentre vi trastullate a guardare questo M601, o uscite dalla diretta, io devo andare a bere una whippeta, come si dice a Napoli, cioè una sorsata d'acqua, perché ho proprio tutto l'apparato orofaringeo con salivazione azzerata che neanche Fantozzi. Quindi, entschuldigung Sie bitte, un secondo e sono di nuovo da voi. Intanto preparate delle domande difficili, roba brutta, che magari mi mette anche in disgrazia. Ah, poi un'altra cosa. Sono arrivato, grazie a voi. E anche grazie a mio figlio che si è occupato, diciamo, della parte, come dire, più marketing e immagine emozione del mio canale YouTube, nelle scorse settimane. Sono arrivato a 3.000 e quasi 200 iscritti. Posso garantirvi che io ne vado entusiasta perché io non ho fatto nulla per promuovere il mio canale. Io sono nessuno come Terence Hill, o quasi, non vedo l'ora, anche se non posso dirvi perché, questo non lo potrete sapere mai, però non è di argomento fotografico, quindi non è che mi trattengo dei segreti. Non vedo l'ora di arrivare a 3.201 iscritto. Quel giorno, voi non saprete perché, ma io sì. Vi renderete felice e io farò una diretta streaming in cui da Astemio stappo la bottiglia di Dom Perignon del 61. Quindi, coloro i quali avessero la bontà, in pieno anonimato, di iscriversi al mio canale YouTube e magari cliccare anche sulla campanella, così ogni volta che io tiro fuori queste monologhi alla Dario Fo, ma non da Nobel. Siete informati e per cui non venite sul mio sito, siete informati e venite a vedere, scusate, il mio canale, il sito è gerardovono.it, con la campanella siete preventivamente informati che ho messo dei nuovi video o sto facendo uno streaming. Quando arrivate a 3.101, stappo la bottiglia di Dom Perignon del 61, che sicuramente è un'annata pessima perché io sono a Stemme e non so nulla, bevo benzina Avio, lo preferisco, però si guida meglio bevendo. Poi se vai, finisce la benzina, se non hai una macchina ibrida, rigurgiti nel serbatoio, hai ancora 5 km per arrivare al primo distributore libero, fatelo, cioè iscrivetevi. Che vi costa? Ma cosa vi costa? Cioè, no, io vi assicuro che con entusiasmo spendo questo tempo per voi senza nulla pretendere, come diceva il grande Peppino, in Totò Peppino alla mala femmina. Poi iscrivetevi, fate iscrivere anche gente che non gliene frega niente. Aumentiamolo questa massa critica, superiamo i 3.200, eh? Me lo fate questo piacere, questo regalo di Natale, il 14 di giugno, e vabbè, vi portate un po' avanti. Poi, scusate, io ho 62 anni, nessuno di voi mi ha fatto un regalo di 62 anni, ma me lo vorrete fare un regalo adesso che fa pandan per i 62 compleanni miei in cui non mi avete mai regalato nulla? Ragazzi, vado a bere. Vi lascio in compagnia. Anzi no, vi lascio in uno stato meditativo shakespeariano. Ecco, così. No, non ci sta. Mettiamo qua. Ecco, lo mettiamo qua. Vi lascio in uno stato meditativo shakespeariano. Lo retroilluminiamo anche dal basso. Ecco. E poi vi parlerò dei filtri e dei condensatori. Tenete duro che arrivo, eh? Mi sono chiuso la chiave per evitare di scappare io dalla stanza. È tutto sotto controllo. Eccolo, mettiamo via. Vediamo anche la lampada per chi si fosse collegato adesso, questa appunto.
della Decathlon, nasce appunto per ciclisti, arrampicato, gente che di notte stare a letto va in giro a buio a fari accesi nella notte, e vi assicuro che sulla prima posizione questa luce è in attinica. Poi LED che non è in attinico, cioè brucia la carta, e LED potente che è ancora meno in attinico. 8 euro, va con 3 mini stilo. Poi un giorno qualcuno mi dovrà spiegare come, oddio, si è imbarcato tutto. Ah, perché ho messo male le gambe del treppiedi del signor Manfrotto. Ah, ok, siamo quasi in bolla. Poi qualcuno un giorno mi dovrà spiegare perché le batterie cioè che hanno meno amperaggio delle costano il quadruplo e sono anche più piccole. È vero che i brillanti sono più piccoli dei mattoni, costano 1.000 volte tanto, ma quella cosa delle batterie che la domanda tra l'altro è tale pari alle perché le fanno pagare il quintuplo? Vabbè, spegniamo questo. Qui vedo dei cuori, ma non è San Valentino, a meno che non mi state invitando in un garage. Antonio, procedi, stai andando bene, troppo buono. Poi gaming live, lo posso dire perché tanto non penso che sia il codice fiscale del signore. Non ci interessa, l'unica cosa è un ingranditore economico e ho una stampante Inkhect professionale, le differenze fra stampa analogica e digitale. Come sviluppare analogico? No, guarda, padre, fratello, madre, hai sbagliato canale. Cioè, tu qua non saprai mai se ci sono delle differenze tra la stampa analogica e quella digitale. Io mi occupo esclusivamente di analogico, esclusivamente di bianco e nero. Non sono neanche arrivato a sfiorare il colore nella mia vita. Sono molto proprio mono, cioè mono proprio bianco e nero. Monocromatico, quindi non mi occupo del colore argentico, tantomeno del digitale, e non mi verrà mai in mente nella vita di fare un confronto perché, comunque, volendo, potrebbe essere un confronto tecnico, linee per millimetro che sono 40 nella carta fotografica e DPI che sono all'ennesima potenza in determinate stampanti di ultima generazione, ma stiamo parlando di due cose completamente diverse. Una cosa è funziona con gli sfumini. L'altra funziona con dei programmi dove puoi tornare indietro a togliere pezzi della storia. Stiamo parlando di due cose molto diverse. Questa è artigianato, tirato per i capelli perché purtroppo i prodotti ahimè sono industriali, ma è artigianato. Il resto è scienza. Quindi io non ne farò mai quei confronti lì. È chiaro, stufato. Ok. E comunque non ci sarebbe tempo adesso. Vabbè dai, mi hai convinto, un giorno faccio il confronto. Allora, qui tentiamo di far vedere il ridente Durst M601. Ok, allora, eccolo qua. Vediamo anche di illuminarlo se ce la facciamo. Scusate un secondo. Oh, così. Oh, là. Potremmo anche accendere la luce. Scusate, esco un attimo. Là. Oh, ecco qua. Allora, mi metto anche in un posto. Aspetta che qua c'è una carogna di volpe per terra, la togliamo. L'avevo tenuta per. Allora, ingranditori invece a condensatori. Questo, tra l'altro, è un ingranditore che ha ancora la sua lampadina originale, passo E27, 220 volt, non ricordo se 100 o 150 watt. Questo è il radiatore. Quindi è la parte superiore che è in metallo, molto pesante, e vedete che ha una griglia. La vedete la griglia? Queste sono le alette per dissipare il calore. Questo specchio delle mie trame, è quello che riflette la luce della lampadina sui, e mo ci arriviamo. Chissà se c'è la corrente attaccata e rimango attaccato anch'io. E riflette la luce, quasi puntiforme, anche se la lampada è una lampada, diciamo di quelle opaline, sui condensatori. Eccoli qua, i condensatori. Questo è l'80, ok? E poi c'è un altro condensatore annegato che è, oplalala, che è il. Questo è di nuovo l'80. Ecco, questi qua messi insieme servono per stampare
negativi 80 mili, 6x6, scusate, e usare soprattutto come si chiama? E usare l'obiettivo 80 mm. Poi c'è un altro condensatore che invece serve per stampare con la focale 50 mm, che in questo momento qua non è disponibile, non ve lo posso far vedere. Cerco di aver messo gli ingranditori, no, i condensatori non benissimo, è venuto via un pezzo. Scusate un attimo, scendiamo, rimettiamo a posto la candela. Allora, eccola qua. Teniamo tutto bello in ordine, che non so mai nella vita. Metti che stanotte appunto faccio la notte brava e stampo. Ok, qua ci sono allegati i condensatori. Questo è l'ingranditore. Aspetta che lo riporto. Ok, questo è l'ingranditore invece a condensatori. Già che ci sono, vi faccio vedere anche la lampadina. Teniamo la parte sotto se riusciamo. Ok, questa è la lampadina E27 Osram 150 watt. Quindi che consuma 150 watt e ha un potere calorifico devastante. Ma adesso, ripeto, sono in vendita a pari ansi lumen delle lampadine a LED che non scaldano come le 150 watt. Mettiamo a posto la lampadina da 150 watt, che poi deve essere calibrata e messa esattamente centrata. Rimettiamo a posto il radiatore con il dissipatore di calore con tanto di specchio e andiamo alla parte. Questo è il portafiltri. Di solito era corroborato da un filtro verdastro che è un filtro anticalore, perché invece con questi ingranditori si può stampare, si poteva, perché adesso il Cibachrome non è più prodotto, si poteva stampare invece il Cibachrome, cioè la diapositiva, usando il famoso sistema Cibachrome. Oggi non è giornata da Cibachrome, e si mettevano qua i filtri Ilford per stampare il Cibachrome, e in questo caso c'erano il ciano, il giallo e il magenta. Quindi in questa parte dove c'è un vetro normale per evitare che i negativi che sono in gelatina cadano, si mettono invece i filtri multigrade, sempre quelli della Ilford, che li vendono ancora adesso. E adesso vi faccio vedere il mazzo di filtri. Uno è volato. Questi filtri non gradiscono il contatto con l'acqua perché in realtà la gelatina che fa il colore in superficie, quindi se li bagnate li buttate. Quindi attenzione alla zona dry, la zona wet della camera oscura. Qui abbiamo, questi sono un po' vecchiotti, abbiamo lo 0 che è questo color ambra, poi abbiamo lo 0,5 o mezzo, poi abbiamo l'1, l'1,5, il 2, il 2,5, vedete come diventa sempre più magenta il colore, il 3. Il 3,5, il 4, questo qua secondo me è andato, il 4,5 e poi il 5. Tra l'altro, la cosa divertente è che cambiando i filtri fino alla gradazione 4 non incide sull'esposizione. Da 4 a 5 l'esposizione che avete trovato provinando deve essere raddoppiata. Questi filtri sono anche disponibili in questa truss. Adesso la truss è leggermente diversa, questa è sempre quella mia degli anni 70-80, però c'è ancora in produzione da Ilford la serie di filtri fatti così. Questi sono dei filtri ottici invece, che anziché a monte qua dentro si mettono a valle, cioè qua sotto con un apposito portafiltri, e servono per trasformare un qualsiasi ingranditore che non abbia, per esempio, il cassetto portafiltri in un ingranditore multigrade. Qui vedete che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qua ne abbiamo 11, 0, 1, perché non c'è lo 0, 0. Vedete che c'è anche il buco? Qua non abbiamo ancora fatto la gradazione 0, 0. Però insomma cambiano. Qua invece forse lo 0, 0 c'è già. Quindi i filtri si mettono o a monte, e sono dei filtri non ottici ovviamente, oppure a valle dell'obiettivo. Questo invece è il filtro rosso che serve per poter posizionare la carta. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Basta fare così. Questo invece è il filtro rosso in attinico che si frappone fra la carta e l'ingranditore con l'ingranditore acceso per posizionare il foglio di carta dopo aver fatto la focheggiatura senza il foglio di carta, per mettere centrata la carta. Poi in fase di stampa, chiaramente il filtro in attinico si viene spostato, si accende l'ingranditore per i secondi necessari e si espone il foglio di carta. E mettiamo a posto anche questo simpatico oggetto qui. Questo
Questo è un ingranditore del 77, vorrei, cioè, la fluidità ancora della messa a fuoco, il soffietto è ancora mint, ha ancora nuovamente un porta negativi in metallo. Tra l'altro, vabbè, questa è una cosa che oggi non ve la spiego perché serve per altre cose. Tra l'altro, notate anche l'altro porta negativi ha questi blocchi, per cui quando questi puntali vengono messi in questa posizione, si arriva fino alla stampa massima del negativo 120 6x6. Queste sono anche qua a queste taglierine per trattenere la luce esterna che potrebbe bruciare la carta, posizionati in questa posizione automaticamente appoggiando un negativo 24-36, negativo si posiziona il fotogramma esattamente nel centro dell'ottica da presa ed è una cosa di una comodità splendida. Questo addirittura è ancora un modello, non lo fanno più così, adesso c'è un lamierino diciamo a sforzo per poter spostare le mascherine, questa è la mascherina del 120, perché si possono usare anche le mascherine, e questo che è ancora degli anni 70, tu con calma e delicatezza posizionavi la mascherina in situ, così, e poi con delicatezza, vedete, tirando, mettevi, bloccavi la mascherina. Se vi faccio vedere, questo è un vero porta negativi, serio, quindi cioè reversibile, tu puoi cambiare la mascherina ogni 4 minuti che non succede nulla. Se invece vi faccio anche solo vedere i porta negativi, mo ci arrivo, mettiamo sempre tutto a posto, un posto per ogni cosa al suo posto, vi faccio vedere il porta negativi puro in metallo del 670 VC, e guardate, è sempre in metallo, però vedete che qui per cambiare i vetri e mettere le mascherine ci sono due linguette di acciaio armonico, tu devi puntare il pezzo di cristallo all'interno della linguetta e poi metterlo in queste due scanalature di metallo, un attimo che ti scappa via e ti si sbecca il vetro, purtroppo. Quindi sempre buono per chi ha le sue diciamo delimitatori, diciamo di luce dentro, però pur nella stessa Durst la cosa è niente, non so se la scelta poi è stata una scelta per necessità appunto di contenimento costi o prendendo di fare felici i fotografi. Io vi assicuro che ogni volta che devo staccare i vetri da questa lamerina ho il terrore poi di sbeccarli, lì invece il problema non c'era, cioè in argentico più le cose sono vecchie e più sono fabbricate bene. Allora, torniamo al nostro ingranditore a condensatori, ma direi che ormai più o meno vi ho detto tutto. Parliamo dell'illuminazione invece, quindi questa è una lampadina inica rossa, questa lampadina è compatibile sia con le carte politenate che con le carte baritate, deve stare a una certa distanza dalla carta, non la potete appoggiare sopra, e ha un'aspettativa di vita la carta illuminata dalla lampadina in attinica di una mezz'oretta. Per testare una camera oscura si prende un foglio di carta, chiaramente in luce di sicurezza, si appoggia una moneta sopra, si tiene tutte le luci che noi crediamo di sicurezza accese per almeno 20 minuti, si sviluppa il foglio di carta, se compare un disco bianco all'interno del provino, quindi la moneta, vuol dire che in realtà c'è un ingresso di fotoni, o le lampade non sono sufficientemente in attiniche o sono troppo vicine alla carta. Se la carta rimane perfettamente bianca vuol dire che la camera oscura è in perfetta sicurezza, a differenza dello sviluppo dei negativi, dove non deve entrare neanche un fotone, che sia la changing bag o la camera oscura, il negativo non gradisce neanche un fotone. La carta è relativamente più tollerante perché la sensibilità della carta è enormemente inferiore alla pellicola con la più bassa sensibilità esistente sul mercato, quindi un trafilio vago, appena appena, un nulla di luce, magari sotto la porta, che non arrivi all'altezza della carta, diciamo che è accettato. Tenete presente che però invece le vere camere oscure sono completamente dipinte di nero opaco, gli ingranditori dove ci sono delle fughe di luci sono già stati tutti schermati, è schermata perfino la colonna perché il metallo, se è nero e non è un nero opaco, un nero lucido, potrebbe riflettere della luce sul foglio di carta, quindi quando si arriva all'esoterismo nella camera oscura, le camere oscure sono tutte dipinte di nero opaco. Ok. Bene,
niente, la diletta compagna di mio cugino mi dice: ciao e complimenti, competente e istrionico. Non so se ha a che fare con gli istrici, deve essere un complimento. Comunque, con le donne, sempre da ragione le donne. Carlo, quando stampavo Cibachrome, lo sviluppo avveniva in tank. Sì, corretto, c'era la tank col motore che la faceva girare, tipo quella del negativo, dei negativi Jobo, perché io uso il tank della Patterson e mai nella vita ho usato il sistema motorizzato di Jobo e non ci penso neanche morto in Libia a cominciare adesso a usare i volventi della Jobo, che vanno bene per il colore, ma per il bianco e nero sono assolutamente superflui. Tra l'altro, per chi si sta avvicinando da poco al mondo dell'argentico, signore. Allora, i piccioli, una tank Patterson nella quale puoi sviluppare un negativo 120 o contemporaneamente due negativi 135, ve lo sconsiglio perché se sbagliate raddoppiate l'errore, anziché su 36 lo fate su 72 fotogrammi, costa una trentina di euro. Poi esistono i sistemi Daylight. Quindi, per esempio, le Rondinax di Agfa, che sono delle sviluppatrici che possono essere caricate in completa luce e poi si può sviluppare sia con i monobagni che con lo sviluppo tradizionale, fino ad arrivare al terzo millennio, quindi all'Abbox, che è un prodotto che è stato ingegnerizzato in Italia sulla falsariga delle Rondinax 35U e 60. E ha grandi pregi rispetto a Rondinas e alcune cose che possono essere sistemate, ma tutto nel divenire tecnologico si sistema. Quante volte il vostro ultimo smartphone richiede, per esempio, un riavvio è perché è arrivato il nuovo software, eccetera, eccetera. Quindi, tanto quanto nel software, anche nell'hardware ci sono delle cose che devono migliorare. Comunque, attualmente le sviluppatrici Daylight o cerchi una Rondinas. Le probabilità di trovare nei punti vendita, poi ne parliamo tra poco, sono zero. In rete sono abbastanza elevate. Una Rondinas la paghi fra i 60 e i 200 euro, dipende dal venditore, e non è detto che sia funzionante perché è imbachelite, eccetera, può essere rovinata dentro, eccetera, eccetera. Una Labox nuova di zecca con garanzia del fabbricante, peraltro un italiano, e sicuramente funziona. E se non funziona, la si può cambiare. Ha un prezzo completamente diverso perché il kit Labox, composto da un modulo 135 e un modulo 120, che tengono in comune la tank. Quindi tu compri la tank e due moduli oppure costa 200 euro. Quando invece compri la tank solo col modulo 135, mi sembra che paghi 160 euro e un domani se vuoi ti compri il modulo 120 per sviluppare il 120. Sono cifre ben diverse rispetto ai 30 euro di Patterson, però io mi rendo conto e comprendo anche nel mio lavoro quotidiano di insegnamento che non è così istintivo, anche se gli addetti ai lavori dicono: ma no, ma è una zingarata infilare la pellicola a 35 mm nella spirale, anche perché in effetti la coda la puoi infilare alla luce. Quando spegni la luce, la coda è già entrata nella spirale per qualche centimetro, quindi basta fare questo movimento. In teoria è tagliare poi alla fine, dopo il 36esimo fotogramma, per separare il rullo ormai vuoto dalla pellicola e poi metterlo nella tanca al buio. È semplice. In realtà non è così. In realtà ci vuole un po' di destrezza e se sbagli non carichi. Non parliamo poi del 120 che va caricato completamente al buio, srotoli la carta, un bel momento, senti la pellicola in mano, devi cercare di inurbarla in una spirale che deve essere allargata del doppio, cercando di far entrare contemporaneamente i due lembi di pellicola. Quindi io dico che queste cose agli addetti ai lavori, le sviluppatrici di Daylight, non sono nate per loro, quindi non è un problema vostro, sono nate per chi vuole muovere i primi passi non in una camera oscura, ma appunto, visto che qualcuno prima citava le stampanti in jet, le cosiddette camere chiare, anziché le darkroom, le lightroom appunto, da cui anche il nome del famoso software, alla luce del sole voi potete caricare la vostra pellicola E135 e 120, e se usate tra l'altro un monobagno, ci sono diversi monobagni in commercio che accorpano sviluppo e fissaggio contemporaneamente nella stessa chimica, voi in 7 divertenti minuti, fregandovene della temperatura, purché sia tra i 18 e i 26 gradi, quindi una beanza assoluta, veramente incredibile, potete sviluppare qualunque pellicola al mondo con il risultato più che decoroso, tranne le pellicole a grana tabulare.
non faccio nomi, ma qualcuno già avrà già capito di che cosa sta parlando. Quindi, condensatore e diffusa. Dove comprarli? Allora, proprio di recente, non so se è in linea questo mio carissimo amico ha appena comprato a un prezzo, come dire, proporzionato al fatto che era Mint, un Durstem 670 VC. Qua posso anche dire tranquillamente dove l'ha comprato, perché non ce n'erano in Italia in quel momento. L'ha comprato comunque via internet in Germania, in un grosso negozio di Berlino di cui non conosco e non mi interessa sapere il nome né tantomeno diffonderlo. L'ingranditore è arrivato in Italia con un imballo surreale, l'abbiamo montato, abbiamo provato a farlo funzionare. Guarda, guarda, dei due filtri di Croce, il giallo andava in posizione, il magenta no. Quindi lui poteva solo fare stampe morbide. L'abbiamo dovuto rimballare, rimandare nella ridente Berlino. Adesso c'è la comodità che non c'è est-ovest, perché metti Berlino, arriva comunque il pacco a destinazione. Però adesso devono capire come mai il filtro giallo ingaggia e il filtro magenta invece non. Pur abbiamo smontato la testa fino all'ultima penultima vite, io non mi sono azzardato a togliere l'ultima, che non abbiamo capito mai questo gioco di filtri non funziona. Translation. Prima di comprare un ingranditore, diciamo, nella grande rete, beh, se intanto d'altra parte c'è un negoziante estero, meglio. Se è un privato, sono affari vostri. Lo sapete bene, chi frequenta, non facciamo i nomi, determinati mondi social, buy. Ci tengo a dire invece che in Italia esistono ancora tanti negozi di fotografia. Con decenni di esperienza e solidità alle spalle, che sono riusciti a cavalcare gli scempi colposi, non dolosi, nati dalla grande distribuzione elettronica alla fine degli anni 90 e poi dalla grande distribuzione virtuale insomma, del terzo millennio, senza fare nomi, sono sopravvissuti. Ci sono negozi di fotografia, il 90% gestiti dal titolare e vi rapportate con il titolare, o a volte magari con dei colleghi, ma molto spesso il titolare on site, che hanno 20, 30, 40, 50, 60 anni di attività alle spalle. Quindi vuol dire che alla fine si devono essere comportati bene per poter sopravvivere a una seconda guerra mondiale e al secondo e al terzo millennio, che in alcuni casi, che sicuramente vendono il materiale fotografico argentico usato con garanzia, e voi lo potete provare, se ci sono dei problemi ci pensano loro a fare le riparazioni, e alcuni vendono anche ingranditori. Qua invece mi è d'obbligo dire il nome. E non me ne vogliono gli altri amici negozianti che ho il privilegio di avere sparsi per tutta la penisola, isola compresa, perché la Corsica non è italiana, isole, vabbè, però non credo che a Lampedusa, Stromboli, non so se sul vulcano c'è, non credo, negozi che sono volatili quelli, su Stromboli negozi un giorno c'è, un giorno non c'è più. Li lavano via. Terrificante. C'è un punto vendita in Italia che ha 70 anni di esperienza, che ha sempre venduto soltanto prodotti argentici. Una volta si chiamava Carl Bisser, adesso si chiama appunto Photo Group, è stato fondato 70 anni fa da Carl Bisser, 70 anni fa, adesso è condotto da Felix Bisser, felice di nome di fatto, e dalla sorella Yvonne, che sono riusciti a affrontare l'inosminamento del digitale, il rimpicciolimento totale che c'è stato per qualche periodo sul mondo dell'argentico colore bianco e nero, e sono riusciti a portarsi nel terzo millennio. Adesso c'è di nuovo un grande fermento sull'argentico, soprattutto bianco e nero, e loro hanno ancora pellicole, carta, chimica e vendono. Perché pellicola, carta e chimica le vendono anche i negozianti e ci sono anche dei negozi specializzati, per esempio negozi fisici come potrebbe essere per esempio a Roma Arsimago, senza contare il fatto che dietro ad Arsimago c'è un negozio storico che si chiama Sabatini, che è nato 1.000 anni prima di Arsimago e che comunque ha la sua offerta omogenea anche lui di argentico e ha molto più usato per esempio di Arsimago. Racconto cose che sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei romani. Ci sono negozi che fanno solo negozi, attività che da oltre 30 anni fanno solo vendita per corrispondenza, per esempio Fotomatica di Carbonera,
in Veneto, del signor Fabio Vellandi, è specializzato nella vendita per corrispondenza di prodotti in bianco e nero, ingranditori usati esclusi, da 30 o 40 anni. Affidabilissimo. La Punto Photo Group vende anche ingranditori usati. Ogni tanto qualche ingranditore usato appare anche in qualche negozio, ma loro, proprio perché hanno avuto da sempre rapporti con laboratori appassionati e altre cose del genere, hanno un giro e di ingranditori usati decisamente superiore a altri punti vendita. Ingranditori usati che vengono, nel caso, se necessario, ricondizionati e rivenduti con garanzia. Tenete presente che un Durstem 601 come questo, senza l'ottica, che comunque costa dai 50 ai 90 euro a seconda se è un Componon, un Comparon, parlando del mondo Schneider, o un Rodagon o Rodagon, parlando del mondo Rodestock, un oggetto del genere da 150 euro, no? Che sono, diciamo, quattro pizze con tre birre. Questo, ripeto, è del 77, funziona ancora adesso. Non gli ho ancora cambiato la lampadina dal 77. E ci ho fatto anch'io, caro Paolo M, cognomi privaci, e funziona ancora perfettamente dopo oltre 40 anni, quindi garantito che mi sopravvive. Quindi l'altra cosa straordinaria, un oggetto, ecco, 150 euro, aggiungete 50 euro di obiettivo e siamo arrivati a 200. 20 euro di bacinelle, sviluppo arresto fissaggio, volete fare gli stamegni, non volete fare l'arresto, prendete solo due bacinelle, così però vi rovinate il fissaggio prima, due bacinelle, due pinze, la chimica per il bianco e nero, la diluizione dello sviluppo, che non è lo stesso delle pellicole, normalmente è 1 più 10, quindi con un litro di sviluppo che costa 10 euro vi fate 10 litri di sviluppo e sviluppate un 150 stampe. L'arresto si diluisce 1 più 19, con un litro di arresto fate quindi 20 litri di arresto e potete arrestare anche gente in giro per la strada, no, quello lo fanno i pubblici ufficiali, comunque vuol dire ne avete per 6 mesi. Il fissaggio tendenzialmente, perché poi uno c'ha la precia, lo diluisce 1 più 4 e quindi con 10 euro ne fai soltanto a 1 più 4 meno litri, però voglio dire, alla fine il costo di un foglio di carta 24-30 oscilla tra l'euro e 30 e i 2 euro a seconda del tipo di carta, facciamo 1,60 euro, una stampa 24-30 vi costa 2 euro europei, compresa la chimica. Dici, io devo ammortizzare l'ingranditore, bravo, e l'ottica. Allora, hai speso la 200 euro, vuoi ammortizzarla alla centesima stampa? No? Le fai 100 stampe, ci mettiamo anche i provini, 100. Vuol dire che le prime 100 stampe ci sono costate 1,50 euro di carta, 20 centesimi di chimica, che siamo 1,70 euro, e 2 euro di ammortamento dell'ingranditore. Siamo a 3,70 euro. Se voi fate stampare un foglio 24-30 politenato, non baritato, perché baritato costa quasi il doppio, da uno eccezionale laboratorio di stampa, tanto quelli, io purtroppo conosco soprattutto quelli, diciamo, di Milano, che sono rimasti in pochi, ma sono valentissimi. Mi scuso, non conosco quelli del resto d'Italia. Correttamente, e li ho visti lavorare, ci vuole dal provino a tutto diverse decine di minuti per arrivare a fare una stampa, quindi il costo orario è inferiore a quello delle rispettabilissime branche dell'artigianato, dell'idraulico, l'elettricista, il tapparellista e l'ottimista, eccetera, cose del genere, però pagate mediamente fra i 17 e i 25 euro. Se è una stampa baritata, magari virata al selenio, perché se no non avrebbe senso, potete pagare anche 35 o 50 euro, che sono i giusti soldi per avere una stampa perfetta, che voi non riuscireste a fare bella così. In ogni caso, una stampa mediocre, medio buona, un 6 più, un bravo più, un bravo bene 7 meno, come dicevano Cocchi e Renato, la pagate 2,50 euro. Io non lo so. Non lo so. Una 24-30 mullata fuori da una stampante in jet che vi donano inchiostra, che sarebbe inchiostro, e carta, fine art, anemule, se vi costa 2,50 euro. Non penso. Vediamo delle domande. Albertone, Alcide, non De Gasperi, un altro. Come ti scrivevo prima, io ho sempre usato la luce giallo-verde più vivibile. Ah, scusa, sì, è vero, ci siamo un attimo interrotti. La luce giallo-verde è quella che è compatibile con le stampe baritate. Lui dice giallo-verde, in termine corretto, in realtà si dice ambra. Sono delle lampadine che emettono una luce ambrata,
che è compatibile con la carta baritata, ma non è compatibile con la carta politenata, mentre invece le lampadine rosse, questa, sono compatibili sia con la carta politenata che con la carta baritata. Però Alcide, non De Gasperi, dice bene, se stampate con la baritata, procuratevi le lampadine ambra perché l'illuminazione in attinica della camera oscura sicuramente è un po' più, si vede un po' di più. Però se vi prendete da Decathlon questa, voi il vostro veder fu maggio, come diceva Dante nel Paradiso canto 33. Chiara, una donna per amico. Grazie Gerardo per questa lezione interessante. Io non ho neanche finito adesso, devo andare, se no poi mia moglie. Poi qui c'è Ricci Citwin. Purtroppo devo lasciare la festa. Cioè, terminerò la visione in differita, in differite, no, in differita. Grazie Gerardo, buona serata a tutti. Ah, questo è un cugino di sangue, figlio di una sorella compianta della mia compianta mamma. Non diciamo neanche il nome perché lui veramente gradisce gravemente la nominata. L'anonimato e fa bene. Buongiorno Gerardo, grazie alla tua lezione. Riattiverò il mio Dusta M300 del 69 con un Compron 1.5. Mi chiamano Iris, un attimo. Mia sorella. Costanza, sono in diretta. E quindi tutto il mondo sa che ho una sorella straordinaria che si chiama Costanza. A dopo. Era una delle mie sorelle, tipo Chekhov, tre, io ne ho due, comunque questa è la piccina, piccina, ça va sans dire. Michela, oh, finalmente un'altra donna, e donna, tra l'altro posso dire, tra l'altro vi ricordo che io faccio questi corsi one to one, non faccio di workshop, quindi io prendo un allievo solo per volta, i corsi durano dalle 10 del mattino alle 18 di sera, in 8 ore, con un verbal come me, uscite imparati. Per quanto riguarda, io insegno la tecnica, non il linguaggio, per quanto riguarda la ripresa e lo sviluppo, non si arriva a fare la stampa in una giornata, perché come può uno scoglio arginare in mare o un Durst, quindi se uno poi vuole approfondire la stampa ci deve vedere la seconda volta, faccio anche i corsi via Skype, quindi con gli skilift, via Skype di un'ora, e comunque sono sempre corsi individuali, non faccio workshop. Fino adesso non si è lamentato nessuno, per i prezzi citofonare Giusy. Ciao Gerardo, in che modo tramite filtri multigrade e esposizione è possibile rimediare gli errori fatti in ripresa? Io sempre negativi molto contrastati uso sempre la 00. Va bene, no, Michela, che è anche una mia allieva via Skype, vuol dire che tu stai continuando a agitare troppo la tank e per cui stai con l'agitazione che non è un arrovesciamento delle onde, stai ipersviluppando un negativo. Il negativo si ipersviluppa in che modo? Con una diluizione troppo elevata, con un tempo più lungo del dovuto, con un'agitazione oltre quella necessaria. Crei un ipersviluppo, aumenti in modo irreversibile il contrasto del negativo e sei per forza obbligata a scendere con la gradazione, perdendo tutta la gamma tonale. Michela, shakera una volta ogni 30 secondi. C'è un bar nella tua città? Chiedi io sono a Stemio, un martini, ecco, fai come James Bond, agita. Il Martini di James Bond diceva agitato non scosso, no? Cioè appena appena, basta niente, un leggero rimescolamento nel serbatoio d'ossigeno, come dicevo in Apollo 13. Non devi shakerare, cioè non è una tachipirina, è Rodinal piuttosto che qualche altro elemento, quinto elemento chimico. Un rovesciamento di 30 secondi e tu hai il termometro rotto perché anche la temperatura sovrasviluppa la pellicola, quindi tu credi di sviluppare a 20, hai un termometro fallato che magari in realtà ti misura il 20 quando hai 24 gradi e 4 gradi in più vuol dire su uno sviluppo di 6 minuti, 4 gradi in più vuol dire come se sviluppassi 12, quindi per sviluppi aumenti il contrasto. Basta con questo contrasto, già ci sono dei contrasti tra esseri umani. Smettiamolo con i negativi contrastati, un negativo morbido lo contrasti in stampa, ma hai tutta la gamma tonale. Un negativo contrastato lo devi ammorbidire, ma hai perso la gamma tonale e hai aumentato anche la grana, non nel portafoglio, ma la grana nella pellicola. Non ne vale la pena. Davide, quando esco il video in cui mostri come. Ah, quando esce i negativi dopo lo sviluppo. Hai ragione, Davide. Guarda, allora io sono addietro, nel senso che devo finire ancora Nikon FM3A, che ho fatto solo quattro capitoli, me ne manca uno. Poi devono uscire due video, uno è quasi pronto. Sulla Leica M7,
in ripresa e poi lo sviluppo, perché l'ho usata con una Ferrari P30, e poi dopo è la volta del come si fa, non usiamo la parola scannerizzare, perché chi scannerizza poi prima o poi, come dicevo sbagliando nel trailer stamattina, il detto tibetano, detto tibetano, che non è vero perché sono i pesivisti, chi scannerizza prima o poi verrà scannato. La riproduzione dei negativi senza lo scanner, ci arrivo, datemi tempo, e possibilmente non datemelo, cioè venite numerosi ai corsi, così intanto lavoro anche, insomma, un po' di mortadella e una fetta di pane non guastano. Gerard, se scansiono la negativa e poi la processo in PS, cioè in pronto soccorso, ah no, Photoshop, scusa, potrei evitare l'acquisto dell'aggranditore, cosa ne pensi? Davide, non è colpa tua, non mi sono spiegato. Processo argentico, signori, il vero processo argentico, non mi vengono fuori con queste cose della stampa digital print fine art, abbiate pazienza, è straordinaria, è meravigliosa, ma è un'altra cosa, è un'altra cosa. Il processo argentico comincia con una ridente pellicola materica, per esempio una Ferragna P30, con uno sviluppo fatto a mano. Ok? Con un provino fatto a mano, materico su carta fotografica, e con una stampa fatto a mano, con mascherature e bruciature su carta fotografica. Il workflow deve essere tutto argentico, analogico e materico. Se tu a metà mi fai la riproduzione digitale, mi trasformi lo scatto analogico in uno scatto digitale, simpaticissimo. O desaturi il tuo TIFF, JPEG, NEF, RAW, DNG, o ti compri una sublime monochrome a cui hanno tolto la matrice di Bayer, e non serve che mi hai fatto lo scatto su negativo, ok? Perché avete presente il Monte Bianco? A metà del Monte Bianco c'è una cosa che si chiama Heilbronner, che è 3800 metri, dove arriva la funivia. Poi da lì, volendo, si può arrivare in cima al Monte Bianco, 4800 rotti metri sul livello del mare, che i francesi dicono che ce n'hanno di più, i valdostani che ce n'hanno di più loro, che sarebbero italiani. Detto questo, un conto è arrivare ad Heilbronner a 3.900 e farsi ancora solo 1.000 metri di dislivello, e un conto è partire da Kurma, come dicono i milanesi, che è solo 1.100 metri sul livello del mare, e andare a 4.810. Se tu mi fai questo scherzetto qua, è come se tu avessi preso la funivia fino a Heilbronner e poi ti fai solo l'ultimo pezzo a piedi, che in realtà l'hai fatto, o meglio, come se tu scendessi dal Bianco a piedi fino all'Heilbronner, la parte in cui è scattato il negativo, e poi la scansione ai 3.800 mi scende a 1.100 con la funivia. Non è il processo coerente. Il processo deve essere coerente dall'inizio alla fine, se no. Io non dico, non sto dicendo che è meglio o peggio, non do giudizi. Perché poi alla fine ipotizziamo di finire su un libro che sia una stampa digitale, analogica, tanto il libro poi offset non è quello. I libri di Ansel Adams, dentro non ci sono le sue stampe baritate, è un procedimento offset. Se Adams avesse usato un plotter non sarebbe cambiato niente, ma il processo, ve lo garantisco, non quello di Kafka, il processo, quello vero, vi assicuro che è completamente diverso. La soglia d'attenzione, la consapevolezza in fase di prescatto. Quelli che mi hanno seguito i miei corsi, consapevolezza, quindi guardare, osservare, inquadrare e se necessario scattare, e poi la fase di sviluppo, e poi la fase di provinatura, la scelta dello scatto migliore su 36, che non è affatto facile, e la stampa finale, c'è una coerenza, c'è una consapevolezza, c'è comunque una spremitura di meningi superiore, perché sono continui passi senza via di ritorno. Mentre invece nel digitale, ben venga, un file può incassare meno 4 stop e con PS, come dici tu, li sistemi. Se ne incassa 4 in più, un po' meno, perché arrivi al 256 nel bianco dove non hai informazioni. Però è molto più gestibile, ok? Ragazzi, lì si può tornare indietro, qua non si può tornare indietro. La differenza è questa. È un po' come il colpo con lo scalpello e il martello delle prigioni michelangiolesche. Cioè, Michelangelo, una volta che sbozzava un colpo di marmo, dopo non è che poteva prendere l'attacco e riattaccarlo se aveva sbagliato. E questo è l'unicum dell'argentico. Con questo non sto dicendo che è meglio, che i fotografi in argentico fa delle cose migliori tecnicamente come linguaggio, però non, per favore, mescolate, non voglio dire sacro il profano,
i due approcci al linguaggio d'immagine sono diversi. Poi, secondo me, personalmente, se me ne sia, è superiore l'argentico perché ti mette veramente a dura prova e devi lottare contro i mulini a vento, come Don Quixote. Ma è un mio parere personale. Detto questo, sono due cose diverse. O fa o moto o ciclista, mai mescolarli insieme, fino a prova contraria. Agitato non mescolato. Ok, ti ringrazio, Michela. Tan, mi trovo molto bene a ridurre di un 20%. Guarda che 20% non si scrive 20x100, 20 poi c'è il simbolo della percentuale. Maestro Manzi, tu non l'hai conosciuto, eh? Che non è mai troppo tardi. No, ma simpaticamente, giuoco, giuoco. Lo sviluppo della pellicola. Non so che senso ha istituzionalizzare un sottosviluppo del 20% a prescindere. E finché non hai fatto delle prove realistiche di cosa cambia realmente confrontando due fotogrammi di due emulsioni identiche, scattate nelle stesse condizioni, un meno 20. C'è gente che, per esempio, è convinta che la sensibilità nominale sia falsa, che una 100 ISO in realtà è una 50. Quindi c'è tanta gente che cosa fa? Le 100 ISO le espone a 50, quindi sovraespone la pellicola perché è convinta che c'è meno argento e poi sottoespone in sviluppo, un po' come il sistema zonale. Ma sono leggende metropolitane. Su tutto questo aleggia, sapete che io sono autarchico e mi vanto di essere italiano, e di essere nato in Italia, alla faccia di quelli che invece no, provate a essere nati. Dopo me lo raccontate. Stesa a Cairo Montenotte, dove a volte c'è giorno, però viene chiamata Montenotte anche di giorno, la Ferragna P30, pellicola cinematografica con cui è stata firmata tutto il neorealismo italiano. Pasolini, Fellini, Visconti, Rossellini, Godard, anche altri registi europei. La Ferragna P30, tuttora stesa a Cairo Montenotte nel Savonese, da un gruppo di arditi toscani, ha 5 grammi d'argento per metro quadro. Okay? Il 99% delle altre pellicole, non faccio nomi, se siete fortunati, hanno 2 grammi d'argento per metro quadro. Questo che cosa significa? Che la gamma tonale, che è fatta dalla quantità d'argento della Ferragna P30, in questo momento in cui stiamo parlando, se correttamente sviluppata la P30, e c'è un articolo tutorial a gratis sul mio sito www.gerardobonomo.it, ha una gamma tonale purtroppo ora solo ridotta al 24,6 mm, impareggiabile rispetto a qualsiasi altra pellicola del mondo. E ci sono delle belle sorprese per settembre per i ferragnisti e non solo quelli innamorati della P30. Usciranno nuove emulsioni e nuovi formati. Addio Piacenza. Un magico. Dusta M601, 150 euro. Grazie Gerardo, molto interessante e buona serata. Guarda che lo trovi a 150 euro un M601. Ti vendo il mio così ho ragione a prescindere. No, me l'ha regalato mio padre, non potrei mai. Fufu. Ma ragazzi, ma sti pseudonimi a cosa servono? Vi vergognate del vostro genetriaco, del vostro cognome di famiglia? Vabbè, Fufu. Ciao Gerardo, come calcoli i tempi di bruciatura e mascheratura sul tempo totale di esposizione? E qui bisognerebbe chiedere al veterinario, cioè all'organo genitale di segugio, che non si può dire l'altra cosa su YouTube. Ragazzi, un po' all'esperienza, un po' provi, fai dei provini finché non ci arrivi. Non esiste anche lì una procedura certa. Di nuovo, per chi intanto incomincia a intraprendere la strada del bianco e nero argentico e magari impara a svilupparsi da sei negativi, ma non è ancora pronto, non ha lo spazio per allestire una camera oscura, mentre invece per mettere una Rondinax, una Labbox o una changing bag con una tank lo spazio ce l'ha, ci sono degli eccezionali stampatori, approfittatene finché ci sono e finché voi non prendete la vostra perizia, ci vogliono semestri per arrivare a stampare in maniera semidecorosa, decenni per arrivare a livello dei stampatori. Ok? Rodolfo, nome non da poco nella storia della fotografia, maestro di nuovo. Ma io non faccio il maestro, non sono Manzi, sono Bonomo. Devo andare, grazie ancora. Ciao, ciao Rodolfo, sai che devo andare anch'io. Cazzo, fra 3 minuti devo essere mia moglie. Fondo la vera, tanto non mi serve più.
Grazie ancora per i consigli, alla prossima. Non dica gratis, please. Lei è persona colta. Sì, in effetti sì, mi coltivo e mi ricopro di strame di cavallo tutte le sere. A quelli che mi dicono che sono invece una risorsa preziosa, dico che dormo in una cassetta di sicurezza all'interno del caveau della Cassa di risparmio delle province lombarde di Via Verdi. Io sono così, signori. Vado sotto Zolla prima di altra gente. Eticamente mi sembra doveroso lasciare questa pseudo giullarata a chi ci sarà e chi verrà, perché tutto si spera, bisogna vedere cosa decidono Google, YouTube e il grande cloud, quanto mi terranno ospite quando diventerò un decuius, mi sembra corretto rilasciare questi 42 anni di esperienza che ho avuto sul campo, perché portarseli nell'aldilà? Tanto in paradiso comunque sanno stampare perfettamente, eh? Vabbè, Wed Boys, scherzo. Complimenti per il suo video, grazie. Signori, io devo andare perché sennò, ripeto, devo fondere la bere e farci un pendaglio, delle cose, non so, degli orecchini da pirata, perché mi attende la mia signora in casa di amici, per una cena. Siamo in 12, mi devo ricordare di portare 30 euro perché sono il 13esimo. Ragazzi, vi ringrazio in maniera indefinita. Mettete questi simpatici mi piace. Iscrivetevi anche se è anonimo, c'è un sito gerardobonomo.it tutto attaccato, dove oltre ai video ci sono anche degli articoli, ci metto settimane a realizzarli. Dice che non hai un organo genitale di sicuro da fare. In questo periodo ogni tanto non ho allievi e però comunque mi continuo a dedicare pro bonomo comunque a voi. Se volete poi fare i corsi one to one, c'è il numero di telefono sul mio allegro sito, c'è la mia simpatica mail, mi chiamate senza nessun impegno, sarò gradito ospite a pranzo o a cena a casa vostra per i prossimi 6 mesi e niente, insomma, e vi assicuro che è una marcia in più. Vi evito un 4-5 mila problemi che non troverete mai sui social e sui siti internet, che sono il mio punto di vista e la mia esperienza personale. Con quest'ultima giro, bella questa cosa qua, no? Sulla mia camera obscura, nella quale in questo periodo, tra l'altro, non entra nessuno perché non possiamo mantenere la distanza di 1 metro, quindi ci limitiamo in questo periodo. Io faccio shooting e sviluppiamo fuori dalla camera oscura, in daylight, o con la changing bag o con rondine, o con l'abito. La camera oscura in questo momento non faccio entrare nessuno. In ultimo, questa è la Nova ed è la sviluppatrice a vasche verticali termostatate 30-40 centimetri. Cioè, in questo spazio ci sono quattro vasche di questa dimensione messe in piedi, termostatate, perché se scende sotto i 20 gradi, la chimica per stampare la carta politinata e baritata è completamente inefficace. Mi riferisco allo sviluppo. A questo punto veramente me ne vado, poi dicono tutti che termino qua lo streaming. Che Dio ci benedica tutti, vi auguro assolutamente il meglio, tra un po' il meglio e il miglio, se avete dei canarini, tra un po' ci saranno anche le vacanze, no? Qualcosa del genere, tra una manciata di settimane, quindi vi auguro delle vacanze, spero di fare ancora qualche altro streaming psicolabile come quello di stasera da qui alla fine di luglio e niente, a questo punto niente, abbracciandovi incondizionatamente vi saluto affettuosamente e niente, viva l'argentico e viva il bianco e nero per come la vedo io. Valdheim, come dicevo, ho scoperto ieri tra l'altro il compianto grande architetto e grande comico Mario Marenco, che non è più tra noi, ma che salutava dicendo Valdheim. A presto, Domenico, ciao Gerardo, buona serata, Andrea, grazie, grazie. Signori, termina lo streaming, clicco, che è una roba tremenda, sembra l'auto affondamento del robot, ma è tempo di andare. Un abbraccio incondizionato a voi tutti. Vuoi terminare lo stream? Sì. Ricordatevi dei negozi di fotografia nel suolo e nel sottosuolo italiano. Non diamo i soldi a un Trump che ne hanno già troppi. Stiamo in Italia. Per favore, un po' di autarchia.